tutto rinviato a lunedì 4 marzo. Il Consiglio Comunale sospende la decisione sull'avviamento della procedura di bando per la nomina di due advisor che dovrebbero valutare le società Multiservizi ed Energeco per l'avvio delle pratiche di privatizzazione come previsto dalla legge sulla Spending Review che dà tempo fino al 30 giugno, dopodiché scatterebbe per queste società la messa in liquidazione. Argomento particolarmente sentito dai 180 lavoratori delle due società, gran parte dei quali presenti nella zona riservata al pubblico dell'aula consiliare particolarmente gremita. Il principale timore anche per l'azienda è quello di incappare, dopo essere finiti sul mercato, in una probabile riduzione del personale. All'apertura dell'ordine del giorno relativo a Multiservizi ed Energeco, gli animi si scaldano, con i lavoratori decisi a conoscere la propria sorte senza che la politica faccia perdere del tempo prezioso. La decisione è talmente importante che richiede una sospensione di 15 minuti per far discutere capigruppo e sindacati. L'attesa però si prolunga per ben due ore, al termine delle quali il sindaco Gonzales dichiara sospesa la decisione, poiché all'unanimità con i sindacati si è deciso di valutare le osservazioni presentate nell'occasione dell'incontro e mettere a punto idee compatibili con la legge, proponendole nella discussione del Consiglio di lunedì 4 marzo, insieme con gli altri punti all'ordine del giorno non discussi poi per motivi di tempo. Il numero di dipendenti attualmente sono 170 circa, bastano per svolgere le attività che noi abbiamo. Il problema c'è nel discorso dell'organizzazione dei dipendenti che mi sono trovato e non posso fare altro, c'è una quantità di dipendenti che non sono abili a svolgere determinate attività e questi soggetti che non sono abili a svolgere queste attività è una grossa percentuale che si aggira dal 20 al 25-30%. Questo è normale, questi soggetti creano problemi operativi alla società. Ecco perché alcune volte e anche negli altri anni la società ha fatto ricorso alla manodopera esterna, tipo le agenzie interinali o fare dei contratti a tempo determinato, proprio per sopperire queste carenze che la società deve per forza affrontare. Se un dipendente presenta un certificato medico e poi dal medico aziendale viene controllato e riporta che non può fare un tipo di attività, che controlli deve fare la società? Cioè è vincolata anche da determinate norme che tutela il lavoratore. Questo è il problema molto serio. Noi vogliamo le garanzie sia da parte del comune che della nostra amministrazione. Per questo noi ci interessa il posto di lavoro, questo ci interessa e basta. Poi il resto cosa vogliono fare?